Andiamo un po' avanti. Andiamo alla figura 33. Dopo aver ammazzato i militari e aver rapito Moro, i brigatisti in fuga fanno un percorso molto strano. Voltano a sinistra per via Stresa, seguono il percorso sinuoso di via Stresa, voltano ancora a sinistra, arrivano in via Trionfale, voltano ancora a sinistra, vengono giù dritti e si trovano a circa 300 metri da dove erano pochi minuti prima e dove avevano effettuato là in alto la strage. Perché? Se dovevano andare in quella direzione, non facevano prima ad andare subito a destra? E se volevano andare da un'altra parte, che senso ha ripassare da lì? Qui dobbiamo andare a vedere, andiamo alla pagina successiva, uno dei moduli di Luftwaffe, come ci si impadronisce di un quartiere. E Luftwaffe spiega come bastano 10 posizioni protette per impedire che si infiltrino sulla scena dell'azione delle persone estranee che possono pregiudicare il buon esito del blitz. Bene, provate ad applicare questo schema a quel perimetro, bastano 10 persone ferme ai semafori o nelle strade di accesso al quartiere per impedire che qualcuno arrivi dentro a disturbare il blitz dei brigatisti e dei loro amici. Quindi vuol dire che sul numero di quelli che hanno partecipato alla strage non la sapremo mai tutta, perché oltre a quelli che agiscono in via Fani ci sono senz'altro anche quelli, carabinieri, vigili, poliziotti, civili, chi lo sa, che per pochissimi minuti fermano il traffico per permettere ai brigatisti di agire indisturbati e di fuggire poi. Andiamo avanti, perché che cosa succede? Che quando vanno in via Trionfale, a un certo punto le auto dei brigatisti voltano per una stradina che si infila in via Trionfale, ma talmente male che chi non sa che c'è non la vede, perché bisogna prenderla larga e fare una curva U per infilarsi lì dentro e poi tagliare una catena e arrivare in via Casale de Bustis. Via Casale de Bustis è il lato inferiore di un comparto, un grande parco che noi abbiamo chiamato Parco Bisignani Caltagirone Loyola University, che esiste ancora oggi, un grande parco in cui ci sono abitazioni, uffici, garage, prati, macchie e campi, perché non è tutto urbanizzato, in parte è ancora sotto il catasto agrario di Roma e ci sono dei boschi e dei campi. Bene, la macchina di Moro aveva delle infrastrutture spinose come quelle dei cardi nel cofano davanti e nello sportello di destra. Vuol dire che quando hanno fatto scendere Moro si trovavano in campagna, si trovavano in una zona dove c'erano quei cespugli. È molto ma molto probabile, analizzando i tempi e i luoghi, che Aldo Moro sia stato consegnato alla squadra che poi dopo l'ha preso in carica proprio lì nel parco di Bisignani, un parco che ancora oggi è al riparo da sguardi indiscreti, che ha macchie e cespugli, che ha la possibilità di far atterrare anche degli elicotteri, che si trova vicinissimo a via Trionfale, dove tutte le macchine dei brigatisti passano. Ma perché devono passare da lì? Questa foto è stata fatta il 1° gennaio di 2 anni fa durante un sopralluogo, è quella che in Emilia si chiama una cavedagna, praticamente è una larga strada di campagna a tratti nemmeno asfaltata. Bene, lì in quella posizione molto probabilmente
Moro è stato consegnato a chi l'ha preso subito in consegna per portarlo non si sa dove. Appartiene a Luigi Bisignani, piduista, ancora attivo, che fa dei danni, che interviene dappertutto e che fu implicato nello scandalo Enimonte, nell'elargizione di fondi neri a Craxi e ad altri, aveva messo le mani sul tesoro di Gardini, ne aveva fatti di ogni colore, ma viene condannato e non fa nemmeno un giorno di galera, perché lui è uno di quelli che si possono permettere di non andare mai in galera. Vive da nababbo, è multimiliardario, il suo numero di telefono era nell'agenda telefonica di Gelli e qui c'è anche il numero di telefono. Bene, la Commissione Moro ha chiesto ai carabinieri chi c'era nel 1978 in questo parco. I carabinieri sono andati al catasto, il catasto gli ha detto non c'era niente perché gli edifici sono stati accatastati nel 1982 e i carabinieri hanno riportato alla Commissione Moro questa cosa, non c'era niente. Bugiardi matricolati. Non sono così ignoranti da non sapere come si fanno queste indagini, non si fanno andando a vedere quando è stato inserito nel catasto un edificio, si fanno andando a vedere quando c'era. Noi abbiamo incrociato le utenze telefoniche, le foto aeree, le testimonianze, le visioni da Google e abbiamo dimostrato che quegli edifici c'erano e che i carabinieri hanno scelto di non fare nessuna indagine. Questa è la foto aerea. Questa è una foto aerea del 1977, reperibile, se paghi te la danno, e ci sono poi anche le utenze telefoniche e altre cose. Le frecce rosse? Allora, quella freccia là in alto a sinistra indica il luogo che prima abbiamo visto nella fotografia dove si poteva entrare lì dentro e percorrere quelle cavedagne e quei sentieri che c'erano e che ci sono ancora oggi nel comparto Bisignani, Loyola University e Caltagirone, perché lì dentro ci sono anche i Caltagirone e c'è anche una società nata nel 1924 che si chiama Spiga ed è una società dei servizi. Manca Andreotti, poi ci sono tutti. Esatto. No, c'è anche Andreotti qua. Arriva. Allora, la Commissione Moro è nata con l'intento di non scoprire niente. Interrogano Zamberletti, interrogano altri personaggi importanti e questi, fra le tante bugie che raccontano, raccontano di non sapere assolutamente che Vincenzo Parisi, boss che ha fatto dei danni anche a Bologna, a Trieste e altrove, specializzato in spionaggio telefonico, raccontano che sì, Vincenzo Parisi ha avuto i testati dei covi di via Gradoli, ma solo dopo, all'epoca lui non aveva niente e non sono a conoscenza del fatto che avesse a disposizione una villa a Manziana dove era stata vista una 127 bianca uguale a quella che guidava Moretti. No, non credono che sia vero, bugiardi. Basta andare a vedere sull'elenco telefonico, c'è scritto Manziana, via non mi ricordo cosa, numero 1, e c'è il numero di telefono di Vincenzo Parisi. Il grande vantaggio di questa ricerca, che è la continuazione di quella pubblicata nel 2014, quella che ha ammazzato l'agente Iozzino, lo Stato in via Fani, consiste in questo. Siamo riusciti a trovare gli elenchi telefonici degli anni 60 e 70 e da lì quindi abbiamo trovato nomi, cognomi e indirizzi di personaggi importanti. Per esempio, in via Fani 109 sapete chi ci abitava? Bruno Vespa, che lavorava già allora per i servizi, però nel 78 era già andato via da lì, ma aveva conservato lo stesso numero di telefono. Strano. Lui che aveva fatto l'exploit sul mostro Valpreda, lui che è sempre stato un velinaro, lui che ha fatto fortuna
grazie ai suoi rapporti con i servizi. Bene. Sì, anche. Nella prima parte, cronologie atlantiche, ci sono anche delle cose molto belle. Valletta scheda tutti gli operai della Fiat e poi manda ogni mese un rapporto all'ambasciata americana e dice: abbiamo espulso tutti questi qua perché erano del PC e daremo ordine alle società controllate di fare altrettanto. Ne abbiamo messi fuori 1800, adesso ne manderemo fuori degli altri. E fa i rapporti agli americani. Bella questa cosa qui, no? Molto bella. E ci sono anche delle altre cose interessanti, per esempio il primo attentato attribuito alle BR che fanno bruciare dei camion di gomme Pirelli e nello spegnere l'incendio un operaio muore, beh, l'aveva fatto un brigatista bianco, uno che lavorava nel torbido per attribuire ai comunisti, agli anarchici, ai brigatisti una serie di attentati che i fascisti stavano facendo. Qual era il gioco? Fare caos, fare caos, fare caos per chiedere ordine, per chiedere un governo forte. E anche la strage di Piazza Fontana rientrava in una cosa del genere. L'MSI aveva già organizzato una marcia su Roma, dovevano chiedere un governo forte, la marcia viene annullata all'ultimo momento da Rumor e quindi Rumor da quel momento in poi diventa un traditore e dopo uno di Gladio gli fa anche un attentato. Che mi ha fatto e me ne ha fatto. Ecco, e purtroppo devo dire che all'Ampi di Milano, in una sezione che non è questa, quel delinquente che si chiama Antonio Bonomi e che era una spia dei servizi e che aveva rifornito anche l'attentatore di via Fate Bene Fratelli, uno che veniva dal kibbutz, uno che era della Gladio, bene, lui ha continuato a fare dei danni e oggi lui insieme a Tony Negri, anche lui ospitato in una sede Ampi, quel delinquente assassino che ha mandato a morire tanta gente e tutto sommato l'ha fatta franca e oggi lavora per le suore paoline. Bene, questi qua oggi vengono sentiti come opinion leaders e invece non bisogna dargli spazio perché continuano a fare danni. Oggi teorizzano i vantaggi della globalizzazione sostenendo che la globalizzazione ha permesso l'estensione dei diritti a tutto il mondo, quando è chiaro che invece ha accresciuto la schiavitù in tutto il mondo, ma non le lotte sindacali. Allora questa gente che facevano i rivoluzionari sono squallidi e vengono ospitati anche da testate come il Manifesto, anche da testate importanti, come se avessero qualcosa da insegnare. Non hanno niente da insegnare a nessuno, così come Lanfranco Pace, certo. Opinion Leader, Epiperno e quei baroni che, dopo aver fatto la lotta di classe, si sono sistemati e fanno i baroni all'università o sono rientrati nei beni di famiglia. Io direi che possiamo chiudere, c'è molto di più in questo libro. Ma quando James e io, dopo aver trovato gli elenchi telefonici, aver guardato anche i documenti cartacei, essere andati in giro dappertutto, aver interrogato delle persone, a un certo punto abbiamo concluso la controinchiesta per il momento su Via Fani, abbiamo deciso che tutto quello che veniva prima e quello che veniva dopo non poteva essere condensato in una cronologia semplice e quindi abbiamo scritto dopo la cronologia che abbiamo messo prima e che è lunga altrettanto lunga come la controinchiesta. È per questo che il libro ha questa mole, perché tutta la prima parte, cronologia delle strategie atlantiche, è la spiegazione delle procedure e dei personaggi che ritroviamo poi anche dopo. Vi faccio un esempio banale legato alla Fiat.
c'era il colonnello Rocca, che ne ha fatte di cotte e di crude, e che poi fu trovato suicidato a Roma. Bene, a ostacolare le indagini del giudice Pesce, che non credeva, o Torino Pesce, che non credeva nel suicidio, c'era l'allora dirigente del commissariato, quello là che ha quel nome latino, là vicino alla stazione, va bene, insomma il dirigente del commissariato che era delegato a quella zona, no, che ostacola in tutti i modi Pesce. Sapete chi è quel dirigente? È quello che 10 anni dopo troviamo in via Fani e che sospende quella bonifica quotidiana che Adelmo Saba faceva ogni mattina. Adelmo Saba era un agente che in borghese, insieme a un altro, su un'autocivetta, anticipava di 10-15 minuti l'auto di Moro per verificare che non ci fossero situazioni strane. Bene, la mattina del 16, senza preavviso, quel commissario là chiama Saba e gli dice: stamattina niente. E quindi quel servizio, diciamo, di scorta ulteriore viene sospeso. Chi è che gestisce tutti gli orari? Il COT, il centro operativo tecnico della questura, in accordo col COT del Viminale. I due sanno che cosa sta succedendo. L'auto della questura parte alle 8:30 per essere in via Fani alle 9, così si mettono avanti con il lavoro. E lo squalo 4, la macchina che doveva stare lì di guardia alla casa del giudice Celentano, viene fatta andare via alle 9 per permettere ai brigatisti di fare il cambio delle borse lì. Quindi orari perfetti, grazie a un controllo dei tempi da parte del Viminale e da parte del Lucigos. Io finisco qui e se vi piace compratene una copia da regalare, perché la ricerca ha dei costi enormi. Anche soltanto andare a Roma a intervistare 4 o 5 brigatisti costa, con la freccia rossa, con la freccia azzurra, con la freccia argento, con Italo, costa con tutto. E se incappate in uno sciopero degli autobus, come è accaduto a me l'ultima volta che sono andato a Roma, 250 euro di taxi per riuscire ad andare in giro a fare le interviste programmate. Quindi se volete regalare dei libri ai vostri amici, pensate che lo fate a fin di bene, perché finanziate la ricerca. Hai partito? Posso vedere se può scendere lì, perché i condizionatori stanno andando tutti e tre, perché siamo in tanti. Non è una cosa. Proviamo ad aprire i servizi segreti. Proviamo a tenere i pannelli aperti, anche se arriva un po' di rumore. Facciamo finta di niente. Vediamo se esce un po' là. No, faccio dire a tuo fratello. Allora, ricordatevi sempre che quando in Italia si fanno dei nomi e cognomi su un libro, se qualcuno si sente diffamato, fa quell'operazione che si chiama querela, che è sempre onerosa, che poi chiede sempre dei soldi a tutela della propria onorabilità, per cui chi come l'autore ha scritto quel volume, il primo, in seguito al quale è stato chiamato a testimoniare alla commissione parlamentare d'inchiesta, insomma, e non riceve querele, qualcosa vorrà dire, no? Chiaro? Ok. Questo per dire, magari qualcuno dice, ma cazzo. Scusami, non è proprio così. Hai ricevuto delle querele? Racconta e poi presenta anche Grimaldi che è nel fondo.
Dopo do la parola a Luigi Grimaldi e chiedo scusa, quando abbiamo cominciato non l'ho visto, forse era appena arrivato, e quindi abbiamo una guest star che è Luigi Grimaldi, che ha fatto delle ricerche, ha fatto delle cose ottime, ha fatto il regista e il ricercatore, è stato anche denunciato, credo, o comunque ha avuto delle noie. No, volevo dire che la prima ricerca è stata pubblicata ai primi di novembre del 2014 e la distribuzione è iniziata soltanto nel febbraio del 2015, ma già la Commissione Moro nel novembre aveva delle copie e l'avevano letta, e il carissimo Giuseppe Fioroni dichiarò pubblicamente che io trovo in questo libro delle cose che non corrispondono a verità, mi rivolgerò a chi di dovere, e infatti mi denuncia alla Procura della Repubblica, al sostituto procuratore della Repubblica Antonio Marini, il quale mi convoca nell'estate del 2015 e all'inizio mi attacca dicendo: cosa vuol dire lo Stato in via Fani? Dico: semplicemente quello che c'è scritto lì, perché lo Stato si serve in due modi, o facendosi ammazzare o facendo carriera. Ma se si è dalla parte dei delinquenti si fa carriera, altrimenti ci si fa ammazzare. E lui: ma come si permette? Beh, scusi, l'ha letto questo libro? Chi era Carlo De Simone? Chi era Pasquale De Rosa? Chi era? Allora lui viene a più miti consigli e dopo due ore concordiamo una paginetta e mezzo di verbale che ho detto io, e quindi tutto finisce bene. Perché? Perché Antonio Marini ne sa più di quello che so io e più di quello che sappiamo noi, dal momento che lui ha accesso a atti che a noi invece non sono permessi. Quindi non solo non sono mai stato sentito come consulente dalla Commissione Moro, e credo che se mi chiamasse, se mi avessero chiamato, forse non ci sarei andato, ma diciamo la consulenza che Giuseppe Fioroni ha voluto darmi è stato quello di una denuncia. Devo dire che grazie al fatto che esiste un'organizzazione internazionale che si chiama Ossigeno per la Stampa, un'altra denuncia da parte di un mafioso che mi ha denunciato per diffamazione, grazie a quell'organizzazione internazionale io sono difeso gratuitamente, perché questa organizzazione tutela i giornalisti da queste cause intimidatorie. Ok. Adesso dobbiamo proseguire, però chiedendo ai relatori, lui era l'autore, quindi ha potuto di fare gli interventi più brevi del suo, perché se no che ora sono? Non lo so. 10:30. Ecco, sì, abbiamo tempo per fare 3-4 interventi. Grimaldi, se vuoi venire un attimo a presentarti, perché tra l'altro hai scritto un libro su Ilaria Alpi ed è di questi giorni la notizia che è morta la mamma di Ilaria, una brutta storia quella di Ilaria Alpi. Buonasera, grazie, chiedo scusa se sì, una brutta storia quella di Ilaria Alpi, e se una sera volete organizzare un incontro se ne parliamo, e non ci sono problemi, me ne sono occupato per più di 20 anni, e sono arrivato a occuparmi nel 1993 del contesto in cui nel 1994 sarebbe poi stata uccisa Ilaria Alpi, partendo da un'informazione, e cioè da un legame, da un collegamento, da una liaison tra trafficanti internazionali d'armi, trafficanti internazionali di rifiuti tossici e uno dei responsabili, è un ex dei responsabili del COT, di quel centro operativo delle comunicazioni, diventato poi notaio il giorno del rapimento Moro. Proprio facendo questo genere di lavoro mi sono occupato in quegli anni del caso Moro, non ve ne parlerò perché non ho la competenza di altri e non me ne occupo più da tanti anni, però vorrei, se posso dare un contributo, fare una domanda. E perché ci sono delle cose sulle quali io non mi so dare risposte. E, allora, nel gennaio
gennaio del 1978 si mette in moto una macchina. Questa macchina è l'ispezione, verifica sicurezza da parte del Dipartimento di Stato americano della difesa nei confronti dell'Italia, una specie di procedimento in cui viene messa in discussione la fedeltà e la come si può dire, lealtà atlantica dei nostri apparati. Allora, in un primo momento, questa commissione che doveva venire a investigare in Italia propone settembre 78, a gennaio propone settembre 78. Lo fa tramite l'ambasciatore Gardner, che sta a Roma, il quale prende accordi con chi? Con il generale Caruso, del responsabile, neonominato responsabile del servizio segreto militare. E il generale Caruso dice: no, non lo possiamo fare in settembre perché abbiamo altri impegni. Se volete, lo possiamo fare tra la prima settimana di marzo o metà aprile. Prima settimana di marzo o metà aprile. E in che cosa consiste questa attività ispettiva, che poi scopriremo ha un'importanza determinante, aveva un'importanza determinante per il nostro paese? Consiste nel organizzare due squadre di verifica. La prima, che passa una settimana con il generale Caruso all'interno della sede dei servizi segreti militari a valutare l'organizzazione, gli apparati e la responsabilità di sicurezza che potevano garantire la NATO. Dall'altro si divide per l'Italia e fa il giro di tutte le grandi industrie produttrici di armi e di materiale bellico utilizzato e utilizzabile in ambito NATO. E se la risposta di questa ispezione fosse stata negativa, tutti i paesi della NATO non avrebbero più potuto utilizzare attrezzature, macchinari e strutture prodotte in Italia da quelle aziende. Parlo della Fiat, parlo della Lenia, parlo dell'Ottomelana, parlo di tutta la grande industria del nostro apparato militare. Viene fatta la visita, l'esito alla fine di aprile, primi di maggio, è assolutamente negativo. All'Italia verrà tolta ogni garanzia di sicurezza e questo rappresenterà un danno clamoroso a livello economico per il paese e una degradazione a livello politico, evidentemente, no? E poi cosa succede? Succede che tra i primi di maggio e i primi di luglio l'ambasciatore Gardner cambia radicalmente parere. E il parere radicalmente negativo ai primi di maggio, dopo la morte di Moro, diventa parere assolutamente positivo. È stato un equivoco, non ci eravamo capiti, potevamo far meglio. Guardate che tutto questo in Italia non lo racconta e non lo dice nessuno, ma se qualcuno ha la pazienza, un po' col traduttore di Google, un po' se mastica l'inglese, e si va a cercare su Wikileaks la documentazione che gli stessi Stati Uniti hanno desegretato nel 2014, trova tutto questo percorso nero su bianco. E allora quando ci dicono a gennaio vanno, e mi ha molto impressionato, vanno a fare la visura al PRA del furgone di Spiriticchio, guardate che la crisi politica che avrebbe portato alla formazione di un governo diverso e che passava attraverso l'azione politica di uomini come Aldo Moro e come Enrico Berlinguer, inizia in quel momento lì, inizia a dicembre. E allora in questa vicenda come in altre, la mia impressione è che il nostro paese non sia solo un paese a sovranità limitata, sia un paese che vive governato da una cappa di forze che intervengono sempre e puntualmente nei momenti topici della storia del nostro paese e che ne condizionano la vita e i processi democratici. E secondo me, questo per la mia esperienza di ricercatore, sono un pacifista, mi sono occupato di traffico internazionale d'armi più o meno tutta la vita, secondo me gran parte di questa responsabilità ce l'hanno gli apparati industriali, italiani e non italiani, oggi europei,
che governano i processi di produzione degli armamenti e dei macchinari di morte, anche e soprattutto con i nostri soldi. Grazie. Ciao.